Ritrovare il successo che manca da un mese, sfatare un tabù che dura da 5 anni. Questo l'obiettivo dei neroverdi che oggi incrociano il proprio cammino con una big del girone desiderosa di riscatto e alla ricerca della prima vittoria in trasferta della stagione. Dal Mapei Football Center di Sassuolo, buon pomeriggio da Luca Pellegrini della Giovane Italia e benvenuti a Sassuolo Inter, settima giornata del campionato Under 18. Squadre schierate a centrocampo, noi ne approfittiamo per mostrarvi le formazioni partendo da quella dei padroni di casa 4-3-3 con tre volti nuovi rispetto alla sconfitta contro il Cesena. Importa Niarco al posto di Del Rio in difesa da destra a sinistra, Campani, Sibilano che sostituisce Bolondi con Scaldaferri che scala a terzino, a Pia e per l'appunto Scaldaferri a centrocampo, a Catullo, Amendola e Seminari confermati in avanti, Ardizzone, Chiricallo e Papaserio al posto di Gila. Risponde l'Inter a specchio con un 4-3-3, ben 5 novità rispetto alla sconfitta di misura contro il Monza. In porta Tao, in difesa Conti, Bobbio, Kangasniemi e Verre. Non c'è sulla destra Ballo che parte momentaneamente in panchina e poi al centro del reparto il sottoetà Bovio, classe 2008, al posto di Nenna, centrocampo Tigani, Cerpelletti e Zarate. Lui la novità, non c'è Putzen in avanti. El Mabubi al posto di Kukulis con Idrissou che scala a riferimento centrale e Zuin al posto di Umanes. È tutto pronto e si comincia. Alza la testa, vede molto bene Carbonara che può accelerare, sterza, entra in area, Carbonara in orizzontale dall'altra parte per Zuin, sente l'arrivo di Conti, cross basso, Tigani col tacco. E il pallone che finisce sul fondo, l'aveva costruita molto bene questa chance l'Inter. Adesso attenzione a El Mabubi che scatta alle spalle di Campani, va il cross all'indietro, Zarate con l'esterno. Alza la testa, prova a far correre Idrissou, la bandierina rimane abbassata, Idrissou sterza, arriva Zarate, viene toccato, calcio di rigore. Parte Zarate, glaciale, dagli 11 metri, sblocca la partita e manda avanti l'Inter 1-0. E si ricomincia, secondo tempo, Appia in anticipo su Idrissou. Campanile, Chiricallo, ennesima sponda, Seminari, passa in mezzo a due, Chiricallo, destro che viene stoppato. E allora Idrissou tiene lontano con il fisico a Pia, da solo contro tre, sta arrivando anche Zuin, riceve, entra in area, Zuin! Il pallone passa sotto le braccia a Niarco, raddoppia l'Inter in contropiede con la rete di Zuin, 2-0. Sibilano sbilancia Idrissou, il pallone diventa buono per El Mabubi che torna da Idrissou, occhio alla sua velocità, Idrissou entra in area, Idrissou dopo l'assist, anche il gol per Idrissou, Calaltris l'Inter 0-3 al Mapei Football Center, 4 come le sue stagioni nel vivaio del Sassuolo, proprio Goulart a recuperare il pallone, per l'altro ne è entrato Brugnoli, tunnel di Goulart su Cerpelletti, punta l'area di rigore, Goulart attaccato, calcio di rigore, rigore per Goulart, che impatto sulla partita di Iago Goulart, primo pallone toccato, tunnel e calcio di rigore guadagnato. Va Ardizzone, Tao, super parata di Tao sul rigore di Ardizzone, strepitoso l'intervento dell'estremo difensore dell'Inter. Appia, Sibilano, Chiricallo, Ardizzone, Goulart, pallone sul secondo verso Sibilano. Ardizzone riceve, si accentra, può anche calciare, lo fa, traversa. Papaserio fa correre Ardizzone che è scattato in posizione regolare in area di rigore, Chiricallo, cross per Chiricallo, 3-1, prova a tornare in partita il Sassuolo con la rete di Chiricallo. Mantini spallato da Acatullo,
Trova Tigani, c'è un po' di spazio per il numero 4, a sinistra il Mabubi, riceve adesso, punta Papaserio, sposta, calcia di arco, area molto affollata, pallone che arriva al centro, colpo di testa e 3-2 del Sassuolo che ora sì rientra in partita. L'incornata vincente è stata di Scaldaferri, proprio Mantini a riconquistare il pallone, Tigani apre per Zuin, scoperto il Sassuolo, può andare all'uno contro uno Zuin, doppio passo, si accentra, Zuin, Niarco, gran risposta e poi il tapin è arrivato con la mano, Gular si accentra, Gular passa, secondo calcio di rigore per il Sassuolo, secondo calcio di rigore conquistato da Gular, Chiricallo contro Tao. Fischia l'arbitro, va Chiricallo al centro della porta, Matao si butta da 3-0 a 3-3, la ripresa al Sassuolo che adesso forse vuole addirittura vincerla. Pensa al cross, poi imbuca per Carbonara che viene chiuso e l'arbitro dice che non c'è più tempo, finisce 3-3. Tra Sassuolo e Inter, una partita splendida dove i nerazzurri sono andati avanti di 3 reti e si sono fatti rimontare dagli emiliani con un cuore grande così, con tanta grinta, con tanto carattere, nonostante il rigore sbagliato. La partita è sicuramente stata una partita molto, molto strana, molto matta, molto pazza assolutamente. E noi in primo tempo siamo stati un po' troppo timidi con alcuni dei ragazzi e sbagliavamo completamente le pressioni ad andare a prendere l'Inter, che è una squadra molto forte, che palleggia molto bene, e però il risultato era solo 0-0, poi abbiamo subito questo rigore proprio alla fine del tempo. Sono stati bravi ragazzi secondo me, perché a inizio secondo tempo hanno fatto molto bene, il nostro miglior momento, abbiamo preso il secondo gol, lì ci si è un pochettino spenta la luce, col terzo gol che l'abbiamo preso subito, però i ragazzi hanno dato una grande prova di carattere, su quello sono molto contento, dobbiamo lavorare sul resto perché c'è tanto da lavorare, perché dobbiamo fare sicuramente meglio nel primo tempo, essere molto meno timidi al di là del blasone dell'avversario, però non posso che essere soddisfatto oggi dei miei ragazzi che mi hanno dato una prova veramente da uomini, e l'avevo chiesto a fine primo tempo, al di là del giocatore, soprattutto far vedere l'uomo che è in loro, sono stati molto bravi e alla fine il risultato penso che sia quasi giusto, anche se una squadra molto forte contro e ci siamo sbilanciati molto, alla fine abbiamo rischiato qualcosa, però penso che è un giusto premio per i ragazzi perché nell'ultima partita abbiamo raccolto meno secondo me di quello che meritavamo.